Franco Baresi, una leggenda del calcio, una leggenda del Milan, siamo qui per sostenere questa fondazione molto importante per un tuo amico e un amico di tutti, Stefano Borgonovo. Sì, ancora una volta questa è la grande iniziativa, un altro evento che la Fondazione Milan fa per la Fondazione Borgonovo, per la ricerca contro questa brutta malattia, per il nostro amico Stefano che ci vede, non ha potuto essere qui, ma noi sappiamo che ci vede, ci tiene e avrebbe voluto esserci, quindi siamo felici di poter giocare, divertirci e fare anche beneficenza e scopo benefico come questo importante. Siamo in uno stadio che ha visto una retrocessione della squadra del Brescia, non so se hai seguito magari le vicende di questa squadra, ti aspettavi magari con un organico così importante un risultato così negativo? Ma era partita bene, non pensavo assolutamente, pensavo che si potessero salvare, purtroppo il campionato di Serie A è molto difficile, è lungo e quindi è chiaro che ci vuole forza, ci vuole continuità. Mi dispiace insomma che Brescia abbia dovuto retrocedere. Questo divario che c'è tra le grandi e le piccole, con presidenti come Moratti, Berlusconi, come gli Agnelli per la Juve, qui a Brescia c'è una situazione difficile da inquadrare, soprattutto in questo momento. C'è stato per lungo tempo, 21 anni, la gestione Corioni, adesso probabilmente c'è un passamano. Ma è chiaro che la differenza c'è tra le grandi e le piccole, però mi auguro che il presidente Corioni trovi ancora l'entusiasmo, la forza per continuare. Io credo che non è facile stare in una società di calcio, investire come una città come Brescia che non è grandissima e quindi insomma tante volte si dimentica gli impegni che si fa il presidente insomma, di questa società. Come si fa a ripartire da una retrocessione? Bisogna essere bravi a reinvestire nei giovani, nei talenti e ripartire bene con grande passione e entusiasmo come sempre, non bisogna perdere quello.